Non puoi leggere un testo tralasciando gli altri. Prendono un testo e lo assolutizzano. Invece no, prendi quel testo, vedi tutti gli altri testi biblici che parlano di quel tema e li metti insieme. E poi ti accorgi che c'è un filo rosso. Altrimenti è chiaro che noi alla Bibbia facciamo dire quello che ci pare. Se voi mettete insieme tutti i testi dell'Eucaristia, imparate una cosa importante. Non sono fondamentali le parole esatte. Non sono fondamentali. Perché troviamo le varianti. Le parole esatte sono pochissime. Le parole esatte sono, guarda caso, il verbo essere. Il mio corpo, il mio sangue, la nuova alleanza, versato il sangue, donato o dato il corpo. Poi con questi elementi tu puoi fare la formula liturgica consacratoria che ti pare. È quello che hanno fatto i Vangeli, che hanno varianti. Questi non si cambiano, ma le altre cose. Dunque non è la magia delle parole che fa l'Eucaristia, ma è il ripetere attraverso le nostre parole, nel rispetto possibile dalle sue, quello che lui ha fatto. Che è comunque che noi hanno, io ti torno sotto e dice bene, diciamo dell'essere, il donare, il sangue, ma ci sono lingue che non hanno questi. Il greco, che normalmente non adopera il verbo essere, lo mette. Strano. E nelle lingue dove non c'è il verbo essere, vedi il siriaco, ha inventato una preghiera eucaristica, ma questo ve l'ho già detto, dove non c'è la formula, ma c'è la descrizione, non solo di ciò che Gesù ha detto, ma c'è la descrizione, il commento di ciò che Gesù ha detto, oltre alla descrizione di quello che ha fatto. È l'anafora più antica che la Chiesa possiede, cioè la preghiera eucaristica più antica completa. Ed è, tenetevelo bene a mente, è l'anafora di Addai e Mari. È la preghiera eucaristica della Chiesa Cattolica di rito siriaco ed è il testo più antico, è del secondo secolo. Non ha la consacrazione come noi. E c'è stato un certo cardinale, oggi felicemente Papa, l'allora Cardinal Ratzinger, prefetto della Congregazione della Fede, che dice: queste messe sono tutte valide, perché non è importante la materialità della parola, è importante che l'atto di fede ci sia nella sua completezza. E se io dico, questo è il mio corpo, io esprimo l'atto di fede su ciò che Cristo ha detto e questo è ciò che Cristo ha fatto. Ma se io dico, quella sera Gesù prese il pane, pronunciò delle parole, per cui da queste parole sappiamo che quel pane non è più pane, quel vino non è più vino, ma lì abbiamo il corpo e il sangue. Capite che io il verbo essere non l'ho adoperato. Però dico la stessa realtà. Questo è la parola canone applicato all'Eucaristia è del IV secolo. Nel secondo secolo la parola canone viene adoperata solo e unicamente per l'atto di fede. Poi viene adoperato per indicare i libri che sono ispirati e finalmente viene adoperato per indicare la preghiera eucaristica, che poi in Oriente sono circa 120, eh? La Chiesa Cattolica di rito orientale ha circa 120 preghiere eucaristiche, 120 canoni, proprio perché la fede può essere detta in tantissime forme.
Siamo noi occidentali che confondiamo l'unità con l'uniformità. Sbagliato? È sbagliato. Due blocchi di metallo magnetizzati, volete che stiano insieme? Devono essere di segno opposto, altrimenti si respingono. Cioè, per stare insieme, devono essere diversi. Noi non abbiamo capito questo. Sotto questo profilo noi occidentali siamo poverissimi. Perché confondiamo alla radice l'efficienza con l'efficacia. Pensiamo che essere efficienti significhi essere efficaci. Quando mai? La Chiesa non è mai stata tanto efficiente come in questo periodo. Chiediamoci quanto efficace è. Confondiamo unità con uniformità. Tutti uguali, allora siamo uniti. Ma chi l'ha detto? La Chiesa per secoli e secoli è stata diversificata e unita. E quando ha cominciato ad essere uniforme che si è spaccata? Quando la Chiesa, la prima spaccatura grave che ha avuto nel 1054, era una pluralità di forme. Poi si è spaccata e è diventata Chiesa d'Occidente e Chiesa d'Oriente in una maniera così rigida da diventare uniforme. Questi sono dati storici, io non voglio fare riflessioni teologiche, ma questi sono i dati. Nella storia noi abbiamo avuto una pluralità immensa nell'unità della fede. Poi abbiamo cambiato cultura e abbiamo pensato che l'unità è data dall'uniformità. Ha funzionato per tanti aspetti. Può darsi che andando avanti le cose possano cambiare. E ritorniamo alla pluralità per ottenere un'unità maggiore. Dietro a quella iniziativa di Benedetto XVI, quel motu proprio sulla lingua latina, la messa in latino, sta questa idea. Non occorre essere uniformi per essere uniti. È quello che molti liturgisti e molti biblisti oggi non hanno capito. Certamente è un impoverimento, nessuno dice di no. Perché se io ho il 75% della Bibbia nella liturgia del Vaticano II e ho il 15% della Bibbia nella liturgia del Concilio Tridentino, beh, capite che c'è una differenza. Però è questione di ricchezza, non di fede diversa. Siamo alla linea 76. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Olivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un sabato. Sono ancora legati al criterio ebraico. Entrati in città, salirono al piano superiore. Di che cosa? Dov'era il cenacolo? Eccolo là. Non lo dicono, non c'è bisogno, è quello. Andiamo via veloci. E poi c'è l'elenco degli apostoli, e qui sono dolori. Andate alla scheda numero 3, linea 87. E trovate un pochettino di ragnatele. Allora noi abbiamo quattro elenchi degli apostoli. Con un apparente disordine. Provate ad osservare. Vedete che ci sono un po' di lineette che fanno un po' di confusione. Noi però notiamo un dato importantissimo. Pietro è sempre al primo posto nell'elenco. Mentre Giuda Iscariota è ultimo. Negli Atti degli Apostoli, cioè nella colonna di destra, non c'è più Giuda perché al posto suo viene eletto Mattia. Chiaro? Infatti
non so se oggi riusciremo a leggere dalla linea 90 alla linea 104, ma lì c'è l'episodio della sostituzione di Giuda. Osservate ancora, perché si tratta sempre di osservare i testi. Al quinto posto, sempre, c'è Filippo. Al nono posto, sempre, Giacomo di Alfeo. Ragioniamo sui testi. Come mai Pietro sempre al primo posto, Filippo sempre al suo posto, Giacomo sempre al suo posto? Mentre invece gli altri hanno solo varianti all'interno del segmento. Prendete Matteo. Andrea non è che lo troviate al decimo, all'undicesimo posto o al settimo. Ma nel gruppetto che segue Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, in Marco trovate delle varianti, ma dentro a questo gruppetto. La stessa cosa in Luca, la stessa cosa negli Atti. Il gruppetto che sta dopo Filippo non va fuori del gruppetto, è all'interno del gruppetto che cambiano posizioni. Ci siete? Ecco, la domanda è: come mai? Prima cosa. Seconda cosa. Adesso vediamo. Seconda cosa. Dopo Giacomo di Alfeo, notate che tra Matteo e Marco c'è identità. Tra Luca e Atti c'è identità, ma non c'è identità tra di loro. Perché Matteo e Marco, dopo Giacomo di Alfeo, mettono un certo Taddeo e poi mettono Simone il Cananeo. Mentre invece Luca e Atti, dopo Giacomo di Alfeo, mettono Simone lo Zelota. Ma di là si chiama Simone il Cananeo. Come mai due nomi, due epiteti? Come mai Giuda di Giacomo e non Taddeo? Ci siete? Allora, tentiamo di mettere un po' a posto queste faccende. Stando ai dati che noi oggi possediamo, si può dire proprio in punta di piedi, con tanta titubanza, alcune cose. La prima è questa. All'interno del gruppo dei dodici c'erano dei sottogruppi. Ogni sottogruppo aveva un piccolo leader. Quindi Pietro, pur essendo a capo di tutto il collegio apostolico, aveva i suoi preferiti, i suoi fans. E questi erano Andrea, suo fratello, e l'altra coppia, Giacomo e Giovanni. Perché? Perché sono i primi. Questi sono i primi che Gesù ha chiamato. Gli evangelisti sono d'accordo. Questi sono i più vecchi. E quindi sono loro che formano il nucleo primitivo degli apostoli. E tra di loro probabilmente si sentivano, diciamo così, diversi da chi è venuto dopo. Il gruppo di Filippo è il gruppo, se noi stiamo a Tommaso e a Matteo, è il gruppo dei razionalisti, cioè di quelli che adoperano la ragione e non sono soddisfatti fino a quando non hanno le prove. Filippo è quello che dice a Gesù: mostraci il Padre. Cioè abbiamo bisogno di prove. Tommaso, lo sappiamo, Matteo è l'intellettuale, quello che scrive il Vangelo. Questo è il gruppetto, diciamo così, dei dotti. Giacomo di Alfeo, invece, è il gruppo, comanda, il leader di un piccolo gruppo di rivoluzionari.
Nella comunità cristiana, voi sapete, ci sono sempre quelli che sono già al Vaticano IV. Dobbiamo ancora celebrare il Vaticano II, ma questi hanno già superato anche quello e sono già al Vaticano IV. Ecco. Giacomo di Alfeo è leader di chi brontola sempre, di chi non è mai contento, di chi dice no, bisogna andare avanti, muoversi. È un gruppetto minoritario, ma c'è. Quindi voi avete nel testo biblico, proprio a causa di questi elementi, un dato interessante. Il collegio apostolico è fatto da chi è il testimone della prima ora. Avete il gruppo degli intellettuali e avete il gruppo di chi smuove le acque continuamente. Se Paolo fosse appartenuto al gruppo dei dodici, si sarebbe trovato nell'ultimo gruppo. O forse al limite tra i due, cioè tra chi è intellettuale e chi smuove le acque. Questo era un dato importante perché noi potessimo capire come era fatto il gruppo degli apostoli e che tipo di dinamiche poteva esserci tra di loro. Mentre invece leggere il Vangelo così senza un po' di spirito critico sembra che gli apostoli fossero stati tutti una pinza, un pecorume imperdonabile dietro a Gesù, gnocco tra l'altro. Non è vero. Basta con alcune piccole osservazioni e ci accorgiamo di questi raggruppamenti che hanno un loro significato. A me dispiace che non possiamo parlare della elezione di Mattia perché mancano ancora 2 minuti, poi chiudiamo. Tuttavia, mi piacerebbe che noi prendessimo la linea 108. Questa linea, questo breve brano, è preso da un discorso che Pietro fa al capitolo 3 degli Atti degli Apostoli. Ora, fratelli, si sta rivolgendo agli ebrei. Io so che voi avete agito kata aknoian, per ignoranza. E l'ignoranza toglie la responsabilità. Vi è chiaro? Quindi l'atteggiamento che Pietro ha verso gli ebrei non è quello di dire siete colpevoli, ma l'atteggiamento è di dire poiché siete ignoranti avete sbagliato, ma l'errore fatto per ignoranza non genera colpa. E infatti lui continua, Dio però ha adempiuto così, cioè attraverso si è servito della vostra ignoranza, per adempiere ciò che aveva annunciato per bocca di tutti i profeti. Teniamo presente questo dato. Alla linea 110, versetto 19, è scritto pentitevi, no signore, ma convertitevi, che è un'altra cosa. E purtroppo la traduzione in quella ambiguità che porta con sé la parola pentirsi. Parola pentirsi significa sono stato cosciente, coscientemente ho sbagliato, sono responsabile, mi pento. Non è vero. La conversione è anche questo. Ma la conversione è prima di tutto cambiare mentalità. Io non ho colpa se sono stato educato in un certo modo. Se il cristianesimo mi chiede di cambiare modo di pensare e l'educazione che ho ricevuto me ne ha dato un altro, cambiare dalla mentalità A, vecchia, alla mentalità B, nuova, è un lavoro importante, è una conversione, ma non è un pentimento, perché non ho colpa. Mi seguite? Ecco perché io sono pignolissimo nella traduzione, sono arrabbiatissimo quando ci sono queste ambiguità. No, questa è la vecchia, perché io nel computer ho la vecchia. Adesso non so cosa dica la nuova. Come? Meno male. Meno male. Questa è la vecchia. Questa è la vecchia. Ora, se noi giudichiamo Giuda alla luce di questa affermazione che fa Pietro, vi rendete conto che l'azione è cattiva.
Ma che responsabilità ha Giuda? Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza. Capite? Ed infatti voi trovate in tutti gli interventi che toccano l'episodio del tradimento di Giuda una condanna assoluta sull'azione, non sulla persona. Grazie, alla prossima volta.